Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like e cerchiamo di sfondare questo video di un botto di like. Perché sì, non è il video che vi ho detto nel post community perché io pensavo che oggi uscisse il dual sul Jap. Mentre mi sbagliavo, il dual uscirà domani. Quindi sì, questo è comunque un video particolare, ma il bello arriverà domani. Ragazzuoli, detto questo, auguroni a tutti per Natale e buona visione! Situazione, bentornati oggi su Dota Battle Global. Bel pronti e prontelli per vedere se il Global ci vuole finalmente regalare, dopo tanto tempo, una scuratina, o perlomeno il regalo di Natale. In quanto sì, andremo sia a pullare sul Tanabata, ma anche a comprarci un euro con i coin. Ma ragazzi, prima di iniziare io non ve lo sto neanche a dire, auguri a tutti, buon Natale, mi raccomando, divertitevi, passatelo in famiglia e divertitevi ancora di più. E mi raccomando, sculato su Dokkan, speriamo che il regalo di Natale sia su Dokkan che su Legends vi arrivi, perché comunque il regalo intendo magari pullate oggi e vi fa sculare Vegeta 4, in questo caso Goku 4, magari in entrambi i casi Super Saiyan 4, o magari un LF qua, oppure la Family, no, un LF su Legends oppure la Family su Dokkan. In ogni caso, che lo sculo sia con voi. Detto questo, allora, piccolo problema riguardante questa patch: i rate fanno schifo. Non pullate, per quanto mi riguarda, ve lo sconsiglio assolutamente. Vi sconsiglio anche di prendere un qualsiasi personaggio tra tutti questi che non sia, per appunto, o Go Super Saiyan 4 o la Family o Vegeta Super Saiyan 4, perché il resto sono coin sprecati. L'unica LR che veramente valgono, anzi l'unico dei personaggi che veramente vale la pena comprare, sono ovviamente la Family, Goku e Vegeta, in quanto io ho tutte e tre, però ho Goku Ability 2 e Vegeta Super Saiyan 4 Ability 1, mentre la Family è Ability 3. Ora, prima pulleremo le store, saranno semplicemente tre multisummon, ragazzi, tre multisummon, perché non voglio buttarci l'ira di Dio su un Tanabata, perché lo sapete che il Tanabata è il Tanabata, nel senso. E quindi sì, non ci pulleremo più di tanto, pulleremo il giusto. In base a quale LR mi uscirà, se mi uscirà nell'R ovviamente, compreremo una LR, perché comunque se io trovassi un Goku Super Saiyan 4 nelle multi, comprerei un altro Goku così da portarlo full ability e avrei Goku Super Saiyan 4 LR full ability, ragazzi. Quindi ovviamente dipende tutto da come vanno le summon, però di base vi sconsiglio, a prescindere, di pullare. Comprate semplicemente un LR con i coin, fatevi da voi stessi il regalo di Natale e quindi la finisce, mi raccomando. Poi, se mi date ascolto, lo so che è comunque una cosa brutta, perché è una batch bella grossa, comunque i personaggi ci sono, lo so bene e vi capisco, perché comunque sono passati anni, diciamo, da è uscito anche altri anni per questa batch, quindi comunque ormai l'abbiamo imparato a conoscere, però di base non è una batch che merita. Sembra che il primo impatto, magari anche per un player nuovo che non sa magari rate, ma ragazzi, fidatevi, la maggior parte delle Vegeta Animation che usciranno, o anche animazioni diverse dalla Vegeta Animation, ma che comunque vi garantiscono un PG Banner, sono queste cagate qua giù in fondo. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, e non sperate che con la Vegeta Animation vi dia Goku o la Family o Vegeta Super Saiyan 4, perché è molto improbabile, in quanto la Vegeta Animation ti dà un PG Banner, qua non è l'R garantita. Ma comunque, ragazzuoli, noi non ci dilunghiamo fin troppo e iniziamo con qualche singoletta. Però fermi, siccome un giro completo, perlomeno per meglio dire, questi 13 step costano 40 stone l'uno, e tra l'altro sì, vi faccio vedere anche brevemente la lista degli step per quanto riguarda questa batch. Allora, i primi tre step, ragazzi, funzionano un po' alla Legends, se così possiamo dire. Allora, i primi tre step costano 40 stone invece di 50. Il quarto è gratuito. Dal quinto al settimo costano, per appunto, 50 stone classiche. E l'ottavo è gratuito, sia nelle prime tre multi che nelle altre tre multi che troviamo dal quinto al settimo step. Danno i ticket, quelle gratuite no. I ticket ovviamente vanno utilizzati sia qua o di qua. Io penso qui e di qua che siano quelli shoppabili. Adesso non ci ho fatto caso, ma comunque credo che qua siano quelli shoppabili e di qua no. Quindi questi dovrebbero essere i ticket che danno, per appunto, con le multi summon. Allora, le singolette però non le facciamo da CK LR, ragazzuoli, perché comunque il primo step, il primo giro costa semplicemente 120 store, abbiamo 4 singole di sgamo, per l'appunto, sperando che ci esca CK LR in singola, sarebbe veramente il regalo supremo da parte di Dokkan per me,
non si sa mai. Doc, adesso dobbiamo fare un regalo per questo momento, e niente. Oh, una, vabbè. Vabbè, nel senso, poteva essere nell'R. Comunque, lo locchiamo perché lo sapete che io le SSR le locco tutte a prescindere. Proprio perché poi mi dà fastidio le scale di vendite. Oh, che schifo! Non è che mi dà fastidio le scale di vendite, ma magari in futuro esce un PG bello, magari che è lo stesso di questo Vegeta, e magari io le sarà gratis, no? Quello è un po' il mio spirito su Dokkan. Per questo ho tipo 1400 personaggi, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, altra singoletta completamente shaftata. Dai ragazzuoli, mi sembra più che scontato che voi dovete dirmi, attenzione c'è Vegeta TN, dovete dirmi assolutamente cosa avete pullato ragazzuoli qua nei commenti, se avete pullato. Spero di no, ma se avete pullato ditemi cosa avete trovato. E mi raccomando che l'oscuro Leonas e Vegito Chernobyl siano con voi. A proposito di Vegito Chernobyl, era talmente tanto tempo che non lo tiravo fuori che ormai sentivo un po' la mancanza. E tra l'altro, nelle ultime foto che ho messo su Instagram riguardanti le mie action figure e cose così, avete detto, Leo, ma manca una figure, Vegito Chernobyl. Attenzione, c'è l'SSR qua, che potrebbe essere qualcosa di figo, ma nella vita sarà una merda l'SSR. Comunque, sì, vabbè, non ce lo metto ragazzi perché questo ormai lo considero la mia area da battaglia, no? Ok, bella Brian, Ribrian, ma mi confondo sempre tra la versione trippone e quella magra. Comunque, lasciamo perdere. Sì, volete fatti, ci avevamo sperato, ma ora andiamo dritti per dritti con le vere e big multi summon. Andiamo a stecca, ragazzuoli. Talabata, speriamo in Ghostbusters 4 perché lo voglio full ability. Speriamo in nulla perché non c'è neanche un'animazione figa, cioè... Oh! Vegeta Animation, give me that, that, quick, Vegito Super Saiyan Animation. In teoria anche qua potrebbe uscire Vegito Animation, penso, in teoria, quindi, cioè, l'LR, no, no, vabbè, non facciamoci questi problemi. Ok, madonna, mi stava trollando subito, raga. Ma vedete qual è il problema, è che sì, ti escono i personaggi, il problema è che di quei 15-20 PG Bundler ti esce sempre a merda. Quindi questo è un attimino il brutto di queste baci. Sembra veramente essere tornata all'anniversario. Anzi, l'anniversario era meglio da questo punto di vista. Comunque, buh, Vegito, so che è Natale, so che anche te non vorresti essere in questo video perché comunque eri in ferie anche te, è Natale, sei con la tua famiglia. Tra poco te le creerò una di famiglia di Chernobyl, ma tranquilla, tranquillo. Ecco, vedi, tanto non ce l'ho full ability, no? Ecco, ha anche skippato. Ha intenzione di farmi sculare? Perché se non ha intenzione di farmi sculare, io ti potrei già tirare nel muro e farti sentire di che sapore ha l'intonaco. Quindi dimmi un attimino cosa vuoi fare. Senti, Vegito, abbiamo altri due multi. Io so che è difficile farmi sculare, so tutto quello che ti pare, ma ti prego, non ti chiedo chissà cosa. Cioè, ho tutti i full ability quelli che mi hai fatto trovare, no? Tutti i full ability. Capito? Io so che è difficile come lavoro, far sculare gli altri, far sculare loro a casa magari, però impegnati, dai, impegnati, dai, altre 40 stone, dai, che animazione è? Oh, c'è Whis, non si fonderà, non succederà mai nulla di bello, però non ci si spera, non succederà mai, diventa, camera mai prolungata, fermi tutti, dimmi che Whis Animation, rip, però è camera mai prolungata, quindi Beach Banner penso dovesse essere, non lo so. In quella dell'animazione devo inquadrare per bene, ma comunque è che mi ha prolungata. Quindi, LR incoming. Magari ragazzi, magari non ci spero nemmeno in queste multi, in queste bacce, davvero. L'LR non ce le spero. E negli altri anni vi ho detto che comunque ho sempre sculato, ma quest'anno non mi sento fortunato. Anche perché, vi ripeto, Doc ormai sa che il mio main è il Jap. Quindi su Global mi fa sculare un po' meno, no? Quindi Barter, dai. Omega Sharon, un altro che ho full ability, grazie. Questo è un altro problema di io che pullo su queste facce, che ho tutto full ability. Quindi mi starete dicendo, ma che cazzo ci pulla fa? E io vi dico, ma ci avete ragione, ma che cazzo ci pulla fa? Vabbè, noi comunque continuiamo, ultimo multi summon. Comunque, due multi su due col PG banner. Io però volevo il PG bello banner, non... C'è Vegeta. Vegeta che non si fonde. Mamma mia, non si fonde neanche a pagarlo. Sta testa di Super Saiyan 3. Niente Gold Animation. Dammi Bulma. Niente. Vangiti, bello. Guarda, Vegito, so che è Natale. Ti prego, fammi sculare col Vegito Chernobyl. Dai, su, tocca lo schermo, staccate la testa, sapevo io. Però ho toccato io per sbaglio, quindi. Ok, Freezer. Dai. Gohan. Dai. L'ennesimo troll. No, vabbè, sei veramente un bastardo gioco, dai. Non è possibile.
non è poi stato due troll su due troll. Bellissimo. Due su due, no? Magari non facesse uscire Goku Super Saiyan 4 Majin Buu. Il bello è che forse questo Goku ora va full ability. Quindi vabbè, lasciamo perdere. Abbiamo l'ultima multisummon, ragazzi. Io direi di farla senza Vegito Cerebri. Magari ce la mettiamo qua che guarda. Che guarda e basta. Magari ci porta per fortuna. Goten e Trunks, ok, sembrerebbe la fortuna sia arrivata. Però guardiamo un attimino, perché non è detto che questa fortuna sia buona. Goten e Trunks e PG Banner o 3SSR. E quel PG Banner mi fa abbastanza paura. Golden Animation, ho capito, sono 3SSR del merda. Ho bello capito, ragazzi, ho bello capito. Va bene così. E infatti si inizia il primo. Andiamo subito con il secondo. Niente. Secondo, niente, ok. Speriamo comunque, ragazzi, dai. Ok, dammi Goku Super Saiyan 4 l'era, ti prego, tocca, ti prego, le porto full ability. Dai, dai, dai. Ma che cazzo. Vabbè, è Natale, siamo tutti più buoni. Siamo tutti più buoni. Era bello dire siamo tutti più buoni. Andiamo di ticket ora, no? C'è Vegeta con Chaozu. Ma che, questo è un rip enorme, lo dico io. Infatti, altro che un rip. Poi è proprio un mega bombolo di rip qua. Comunque, ragazzi, non so chi vuole quale lere comprare con i coin, sono sincero. Perché comunque Goku ce l'ho già ability 2. Non lo troverò mai a full ability in queste pool qua. Perché, vabbè, lasciamo totalmente perdere. Però la femmina ability 1 e mi intriga. Mi intriga la femmina ability 1. Vegeta è già ability 1, quindi ability 2 sì è buono, ma l'ability 1 va, però va bene, nel senso, altro SSR di merda. Tanto mai che ci fa sculare un SSR buono in singola. Intendo l'LR ovviamente. Ok, 3 SSR di me, bellissimo. Niente Zero Animation, no. Magari ti poteva venire poi di fare la Zero Animation. No, no. E tanto a me scommetto anche se invece la Zen Animation mi dà go quello fisico buffer Movirus, non mi dà la trailer, quindi a questo punto non chiamiamolo nemmeno. Cioè, a questo punto davvero non chiamiamolo. Ok, Trunks e Yamcha, prima è uscita la stessa cosa però con Goten, che bello. C'è un'emozione a fare ste multe, ragazzi, che voi non avete un'idea, bellissime. Noi continuiamo, viva le singolette, ragazzi, viva il Natale, tocca, non è stato affatto più buono con me. Spero che con voi almeno lo sia stato, comunque, sì. Per essere più buona di così ci vuole poco, nel senso, però io spero che con voi almeno abbia fatto più il bravo. Noi siamo a fine singolette, tanto io non mi aspettavo niente da queste singolette. E penso di dire vero che anche se avessi fatto la multi non c'è il GSSR, quindi non cambierebbe niente. Quindi ragazzuoli, Risiello, base form. Non so quale l'area compare con i coin. Probabilmente mi compro la family, ragazzi, anche perché vi ripeto, è l'unica ability free. Le altre sono tutte già ability. Goku, neanche per idea, perché è ability 2. Vegeta ability 1 va benissimo di su, per ora va bene. C'è Whis Animation, non cambierà Whis, magari Whis Animation. C'è Whis e basta, non succederà mai che apparirà Whis Animation, Super Saiyan 1. E basta, ok. E quindi sì, io non lo so. La Family è la più papabile. La Family è in assoluto la più papabile. Ovviamente mi comprerò la Family, ragazzi. Mi comprerò la Family ability 1. Sì, mi comprerò la Family ability 1. Vegeta e Krillin, ancora una volta mi volete far sperare, che bravi ragazzi, siete voi due brutti basta. Super Saiyan 2 ovviamente, entra Super Saiyan 3, che bello, mamma mia. Ma oggi doveva essere una giornata felice o mi sbaglio, no? Questo cappellino qua, che cazzo è servito se non mi fai scusare, accidenta. Ultima singoletta, dai, ultima singoletta, con Goten, Trunks e Krillin, ok? Potremmo skipparla, ma come non c'è lo skip come su Legends, vero? Grazie, tocca. Mi voglio far godere fino all'ultimo la roba atroce, mi voglio far... Vabbè, lasciamo perdere. Ragazzi, il momento è arrivato, vi faccio vedere brevemente anche le ability delle mie LR, almeno siamo sicuri che non mi sbaglio, magari mi confondo. Goku, ability 2. E Vegeta, che manco lo trovo, eccolo qua, ability 1. Potremmo provare Vegeta ability 2, ma non ha senso, non riesco la family ad ability 1, almeno ce l'ho anche lei, anche quella ability 1. Tanto comunque non è che mi mancano tantissimi coin per arrivare ad un'altra LR, che magari se mi schizza ci arrivo e ci pulo di osso su questa faccia, ma lasciamo perdere. Ragazzuoli, family, non posso comprarla. Quando vi dicevo che avevo il box pieno era la verità, non è che mentivo, ragazzi. Quindi family LR comprata, la portiamo subito ad ability 1. Ed ecco qua la family LR ability 1. Ed è la prima volta che la porto ability 1, perché nel Giappone non ce l'ho ability 1, ce l'ho ability free. Ed eccola qua, ragazzuoli, family LR ability 1. Tanta robetta. Ragazzuoli, mi raccomando,
iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, campanella sempre accesa per non perdervi nessun altro video. Recuperate ovviamente i video precedenti a questo che ne ritrovate qua sopra delle schede. Ovviamente ragazzi, ancora una volta auguri a tutti di buon Natale, mi raccomando seguitemi su Instagram perché là vi posto tutti i giorni le belle robe. Grazie davvero a tutti, comunque sì, il bottino alla fine ce lo siamo portato a casa, anche se non era quello che volevo, perché volevo un 4 full ability, ma lasciamo perdere, vabbè, ci accontentiamo. Spero che anche le vostre pool siano andate veramente bene, comunque avete ricevuto un regalo bellissimo di Natale in ogni situazione, penso Doc anche su Legends che vita reale. Noi ci vediamo ragazzuoli con il prossimo video domani, ovviamente con il Doll Pool, e quello sarà bello tosto ragazzuoli, mi raccomando non perdetelo perché davvero sarà bellissimo. Iscrivetevi qua sotto al centro e recuperate gli altri due video, destra e sinistra, mi raccomando, conto su di voi e let's go boys, buon Natale e ciao a tutte ragazzuoli.